Gabriele Paolini, il presenzialista televisivo. Sono le 12:43, mezzanotte e 43, per essere precisi, del 28 aprile 2013. Mezz'ora, circa 40 minuti dalla fine della quarta puntata del serale di Amici 2013. Allora, arriviamo subito a dire che questa puntata è stata la meno convincente delle quattro, e quella che mi è piaciuta senz'altro meno, per una serie di motivi. Apertura, non ricordo onestamente chi fosse, comunque un giovane imprenditore che Maria De Filippi ha presentato, imprenditore nel campo della gelateria, dei gelati. Ha raccontato ai ragazzi che insomma è riuscito dal nulla, piano piano, a creare una società importante, un'azienda importante con molti dipendenti. Onore a questo ragazzo, sicuramente, che mi sembra in coppia con un socio è riuscito a creare un'azienda con molti dipendenti, però se andiamo a vedere questa apertura, l'ho già detto in altre occasioni, di Amici non è che mi entusiasmi più di tanto. Dico fiacca la puntata perché non mi è piaciuto, dopo tre puntate con tre ospiti internazionali, tre attori hollywoodiani validissimi, Maria ha scelto di invitare Gabriel Darko. Gabriel Garco, attore che tutti quanti conosciamo, molto bello, però scusatemi, abbiate pazienza, io che amo il cinema. Sono un cinefilo, voglio dire, sì, sarà pure bello Gabriel Garco, insomma, come qualità, ma soprattutto essendo il presidente della giuria, dopo tre artisti hollywoodiani, attori che sono nella storia del cinema, Gabriel Garco, bello, ma voglio dire, diversi gradini sotto, insomma, gli attori hollywoodiani, non devo neanche dirlo perché è talmente ovvio. Anche gli ospiti musicali, cioè gli ospiti che hanno duettato con i ragazzi, i concorrenti delle squadre blu e delle squadre bianche, adesso addirittura non ricordo neanche i nomi, non li conoscevo, sono due rappresentanti della musica molto giovani, ma non mi hanno convinto. La puntata probabilmente l'hanno fatta le esibizioni a questo punto di Moreno, che sempre più è, come è stato definito anche in puntata, una bomba atomica, una bomba esplosiva. Moreno è sempre stato il mio favorito, tra i miei favoriti dall'inizio, ancora prima del serale, e Verdiana. Quindi Moreno e Verdiana sono stati i catalizzatori in qualche maniera di una puntata, ripeto, meno brillante. Devo dire, Amici lo guardo anche perché tendenzialmente è un programma che mi rilassa a fine giornata. Oggi è stata tra l'altro una giornata molto impegnativa sotto l'aspetto politico, quella di sabato 27 aprile, perché Enrico Letta ha sciolto anche la prognosi del governo, quindi arrivo a fine giornata dopo tante dirette televisive nelle quali ho presenziato, che voglio rilassarmi, e Amici, il programma della Maria De Filippi, non mi nascondo, mi rilassa, mi fa staccare un po' la spina. Però, ripeto, delle quattro puntate sicuramente è quella meno convincente. Non mi è piaciuto poi tra l'altro anche un gratuito attacco che Miguel Bosé ha fatto nuovamente ad Emma Maroni. Miguel Bosé mi è personalmente antipatico. Lo ritrovo sicuramente un artista che ha il suo bagaglio, un cantante valido, ma a livello di simpatia, voglio dire, non trovo sempre che lui sia pronto, e lui vuole vincere. Tra l'altro in questa puntata sono usciti due esponenti dei blu, due ballerini, Marta, che tra l'altro era abbastanza brava, e oddio, adesso non ricordo il nome dell'altro ragazzo che è uscito dei blu. La scorsa puntata sono usciti due bianchi e questa volta due blu. Sì, sicuramente devo dire, lo ribadisco, delle quattro puntate quella che mi ha convinto di meno, per adesso.